Sette colpi di pistola contro la compagna e un altro per togliersi la vita. È stata sconvolta così la tranquillità di Cersuosimo, un comune di 600 abitanti della provincia Potentina al confine con l'entroterra calabrese. Angela Ferrara, 31 anni, si trovava in auto assieme alla mamma quando poco dopo le 9 è stata avvicinata dal marito, dal quale si stava separando, Vincenzo Valicenti, poco più che quarantenne. Valicenti, guardia giurata, ha usato la pistola d'ordinanza per sparare almeno 7 colpi verso la donna, uccidendola e ferendo la madre, che poi è stata trasportata in elisoccorso a Potenza. Tutto è avvenuto a poche decine di metri dalla scuola nella quale era appena entrato il figlio della coppia, un bambino di 7 anni. Dopo aver sparato alla donna, Valicenti si è allontanato a piedi. La sua auto, ora sotto sequestro, è stata ritrovata ancora parcheggiata a casa sua. Dopo oltre mezz'ora, però, un altro rumore ha scosso la cittadina. Il colpo di pistola con il quale l'uomo si è ucciso in una piazzetta del centro storico, nei pressi della sua abitazione. Lo hanno trovato lì, seduto su alcuni scalini. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che però non hanno potuto che constatare il decesso della donna, ed hanno soccorso la madre, che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Senise, il medico legale, il magistrato del tribunale di Lagonegro. Angela Ferrara era una ragazza solare, molto conosciuta non solo a Cersuosimo, ma in diversi paesi del comprensorio, perché tra le altre cose era promotrice di diverse iniziative culturali, in particolar modo dedicate al mondo dei bambini.